Marcello, buongiorno, buongiorno a tutti dalla Calabria. Sono in provincia di Reggio Calabria, siamo a 10 km dal Mar Ionio e sto per andare a visitare questo borgo di origine medievale che è denominato la città delle 100 chiese. Oggi scopriamo Gerace. Buongiorno, ma lei è Ruggero il Normanno, il gran conte di Calabria, Sicilia, colui che ha reso grande questo borgo. Sì, e io sto cercando Tina, non so se la conosce, la guida che mi deve far visitare questo borgo tra i più belli d'Italia. Vieni meco e ti condurrò dalla gentil donzella. Ah, grazie. È qui la signora Tina? Tina? Ehi, Lorenzo, ben arrivato a Gerace, hai visto? Sì, devo dire che questo posto è veramente fantastico, ma poi è chiamata la città delle 100 chiese. Delle 100 chiese, pensa che anticamente ce n'erano più di 100, tra conventi e chiese. Qui per esempio ci troviamo nella bellissima piazza delle Tre Chiese. C'è anche una delle chiese più importanti del meridione. Del meridione, proprio dell'Italia meridionale. Sì, è la Basilica. La Basilica con cattedrale di Santa Maria Assunta. Devi sapere innanzitutto che è stata edificata con delle colonne che provengono dai templi e dagli edifici pubblici dell'antica Locri. Io sono molto interessata alle leggende, fantasmi. Beh, si parla di un passaggio segreto che c'era qui in Basilica e portava al castello. Quando arrivavano i saraceni, nell'anno 1000, i geracesi si rifugiavano nella Basilica e dalla Basilica arrivavano al castello. Non c'è soltanto storia a Gerace, ma ci sono tante tradizioni del posto che si sono tramandate negli anni, vero? Sì, sì, è verissimo. Abbiamo la tradizione della ceramica, quella della terracotta e poi la tradizione della tessitura, che si tramanda oralmente da madre in figlia da millenni. Qui ci troviamo in un laboratorio tessile, qui realizziamo i tessuti interamente a mano. Posso vedere come si fa? Magari posso pure provare, mi piacerebbe. Perché no? Certo che ci puoi provare. Allora, devi premere un pedale a destra, sì, e uno a sinistra. Devi metterci forza. Ecco. Con la manina devi alzare questo, e poi premi per bene i pedali, sì, premili per bene e passa il filo all'interno dell'ordito. Ma io è difficilissimo. Lore! Quando il telaio è pronto, pure una crapa tessi, non sai e basta. Aspetta, che vuol dire? Vieni qua, che vuol dire? Che hai detto? Vuol dire che quando il telaio è pronto, anche una capra tessi. Allora anche io sono bravo. No, sei capra, è diverso. Allora, salutiamo tutti quanti Marcello. Ciao Marcello, ci vediamo presto al prossimo borgo. Ciao, da Gerace, ciao.